Benvenuti amici del canale in questo nuovo video. Oggi vediamo come cambiare l'olio idrostatico ad un cambio idrostatico ad un rotore tipo HRD HRX. Andiamo subito al banco, andiamo a vedere il cambio perché ce l'ho già qua a banco, cambiamo l'olio, vediamo come fare. Bene, allora qui sul banco abbiamo un cambio HRD a un singolo rotore e dovremo cambiarci l'olio. Diciamo che questo è un cambio per fare il video. Comunque in linea generale il cambio deve essere smontato dalla macchina perché per fare il livello corretto dell'olio il cambio deve essere in piano, esattamente appoggiato su un banco in piano, e poi dovremo comunque inclinarlo per far uscire le bolle d'aria e fare poi tutto lo spurgo generale. Una volta che voi avete il cambio staccato dalla macchina e posizionato sul banco, dobbiamo togliere la puleggia e aprire questo coperchietto qua, e sono due viti che si svitano con una chiave da 8. A questo punto prepariamo la nostra bussola del 14, la posizioniamo qui tenendolo, diamo con la pistola d'impulso un colpo e svitiamo la vite. Una volta tolta la puleggia avremo accesso al coperchietto e alla membrana per fare il cambio dell'olio. Utilizzo sempre il Parkside. Qui ragazzi ci si taglia, quindi se volete potete un attimo bloccarlo o tenerlo con una pinza, magari eventualmente così, perché il bordo è tagliente. Proviamo a svitare. Ok. Utilizzo sempre il mio Parkside per fare questi lavoretti. Quindi si svita in senso antiorario, c'è la puleggia. C'è lo spessore, non perdetelo. Ci sarebbe anche, vedete, il controllo del lasco qui. Questo è un cambio che ha lavorato veramente tanto e ha questo tipo di lasco qua. Ora, per prima cosa dobbiamo pulire esattamente questa zona qua dalla terra per non far entrare la terra, mi raccomando. E poi apriamo le due vitine qua con la chiave dell'8. A questo punto apriamo il coperchio. Anche qua ci sarà comunque della sporcizia, ragazzi, e va pulita. Lo mettiamo da parte. Togliamo la membranina, in questo caso utilizzo una pinza e pian pianino, senza rovinare la membranina, lo apriamo. Ecco qua. E vedete che l'olio, ragazzi, è bello nero. Eh sì, qui vedete il rotore, sta girando, ma adesso ve lo mostro in modo più preciso. Andiamo a svuotare l'olio. Svuotiamo l'olio idrostatico. Ed ecco qua l'olio. Mi raccomando ragazzi, se non siete certi di avere tutti i ricambi disponibili, non avventuratevi ad aprire il cambio. Mi raccomando, fate solo il cambio dell'olio. Perché adesso vedete, lo devo inclinare in vari modi per farlo uscire tutto, perché ne è uscito solo in parte. Provate a far girare anche il rotore per spurgarlo al meglio. Ok. A questo punto io insisterei ancora, perché se devo montare il cambio su una macchina insisterei ancora nello spurgo, però in questo caso è una prova per farvi vedere come fare. Questo era un cambio che non avevo mai aperto, che ce l'avevo lì sullo scaffale da un po' di anni, e questo è l'olio che c'era dentro. Questo è un cambio che ha fatto circa 200 ore di lavoro e l'olio è messo così, è completamente esausto. C'è poco da dire, bisogna cambiarli questi tipi di olio. Dopo 150 ore vanno cambiati. Benissimo, a questo punto adesso cosa possiamo fare? Allora, qui vedete che il rotore lo possiamo vedere esattamente nel foro girare, e vi faccio vedere anche come è costruito il rotore. Ne prendo uno esattamente
il rotore che vedete qui all'interno è un rotore così, dove questi pistoncini, ogni singolo pistoncino ha una molla interna e in base all'inclinazione della piastra avremo più o meno velocità. Ogni pistoncino ha la sua molla. Dopo aver visto il rotore, vediamo cosa fare su questo cambio. Allora, cosa dobbiamo fare? Intanto pulire bene tutta questa parte qua, che in questo caso questo cambio secondo me ha lavorato anche troppo con questo olio vecchio. Comunque facciamo caso che abbiamo tolto l'olio dal nostro cambio e lo dobbiamo rimontare. Quindi puliamo bene tutta la parte superiore. Questa qua è una vaschetta di espansione praticamente, che funziona con la membrana. Nel caso in cui ci sia troppa pressione, eventualmente può anche fuoriuscire un po' di olio da qua. Quindi puliamo bene anche tutto il bordo con la nostra carta. Adesso prendiamo l'olio e lo riempiamo. Dobbiamo riempirlo esattamente fino al bordo di questa vaschetta di espansione praticamente, la chiameremo così. Quindi dovremo arrivare praticamente qui con il nostro olio. Per questo tipo di cambio della Honda, diciamo che serve meglio utilizzare il suo olio idrostatico della Honda, che lo trovate in vendita presso il concessionario. Oppure altrimenti, se non avete la possibilità di acquistare il suo olio, ragazzi, sono anni che in questi cambi qua uso il Motul Gear 75W90. È un olio per cambi, diciamo, manuali delle auto, ma va bene anche per circuiti in pressione e differenziali. Questo è un ottimo olio, io l'ho usato su diverse volte sui cambi Honda, mai avuto problemi, un olio eccezionale questo. Quindi andiamo a riempirlo con il nostro olio. La capacità di questo tipo di cambio è, diciamo, è variabile in base a quanto riuscite a svuotarlo. Sicuramente bisognerà fare il livello corretto. A questo punto, quando avete inserito l'olio nel cambio, cominciate a ruotarlo. Lo dovete ruotare e dovete anche caricare tutta la pompa, quindi bisognerà tirare questa leva qua, quindi simulare praticamente l'avanzamento, e sentite che la pompa comincia a caricare. Vedete che torna anche indietro, guardate. E bisognerà farlo per più e più volte, e poi per lo spurgo cominciare a farlo ondeggiare in questo modo e poi ripetere l'operazione. Vedete che man mano che lo ruotate butterà fuori l'aria e comincerà a riempirsi, ed è il motivo per cui va fatto a banco e non va fatto con un cambio montato, perché se no come fate a fare questo lavoro e tenere il cambio in piano? Guardate, adesso ho messo l'olio qui, giro e lui lo aspirerà. Guardate. Ora proviamo a inclinarlo un po' alla volta. Ecco, è uscito un po' di aria, avete visto? Ancora. Potete anche simulare la rotazione utilizzando la puleggia oppure applicando il trapano qui, quindi facendo girare questo, tirando la leva, simulate proprio la trazione e vedete che l'olio cala. Quando l'olio rimarrà a sfioro e non calerà più e non ci saranno più bollicine ad uscire, potete richiudere il vostro cambio. Ok, a questo punto, una volta che non esce più aria dal cambio, siete certi che non ci siano più bolle d'aria, potete lasciarlo anche aperto una notte, magari coperto, però non chiuso, senza coperchietto, senza membrana, lo lasciate lì una notte in modo che anche le minime bolle escano. Togliete l'olio in eccesso, magari con un pezzo di carta, perché se ne lasciate troppo la camera di espansione non lavorerà in modo adeguato. Dovete lasciare l'olio a sfioro, così, esattamente così. Prendete il vostro coperchietto, lo chiudete. Chiudete l'altro coperchio. Mi raccomando che la spugnetta vada nel punto esattamente dello sfiato, non dall'altra parte. Quindi così. E poi possiamo montare le viti.
Poi se ci sono perdite dei paraolli, magari vedete una perdita del paraolio dell'albero principale oppure dell'albero quello della puleggia, basta comprare i paraolli nuovi e sostituirli prima di fare cambio olio. Ecco qua, così a posto. Mettiamo la rondellona, mettiamo la puleggia con chiave da 14, la avviteremo sempre con il nostro avvitatore. Mi appoggio qui. E abbiamo fatto. Ed ora abbiamo un cambio perfettamente funzionante. Se noi facessimo una prova, vedete che il cambio gira. Quindi abbiamo finito. A puntata finita, ragazzi, avete visto come sostituire finalmente l'olio e il cambio idrostatico della Honda, esattamente HRD, HRX, questo tipo di cambio qua ad un rotore. Consiglio di fare il cambio dell'olio almeno ogni, ragazzi, 150 ore o almeno dopo 5 anni farci un bel cambio dell'olio, perché vedete ce ne sta veramente poco e quando lo togliete è veramente esausto. Eh sì. In modo che il cambio vi duri per sempre e non si rovini, bisogna toglierlo e fare il cambio. Bene. Ora avete visto come fare, è semplicissimo, l'unica cosa, la noia, veramente la scocciatura, è doverlo tirare giù dalla macchina, però purtroppo è necessario per fare tutti quei movimenti dello spurgo dell'aria e del carico della pompetta del rotore, esattamente il rotore, colui che muove le ruote del nostro rasaerba, esattamente questo. Bene. Chiudiamo la puntata qui e diciamo, concludiamo la parentesi cambio idrostatico a un rotore con questa puntata. Bene, facciamo i saluti finali da Rick Type. È tutto. A presto, ragazzi. Buon fine settimana. Ciao.